Voglio solamente ribadire una cosa: quello che ci muove è l'amore viscerale per questa città. Basta pensare alla mia carriera politica. Io sono entrato come consigliere comunale nel 1980, nel 1981 fino al 1991 sono stato assessore ai vari rami, almeno in quelli tecnici. Dopodiché, se ho partecipato solo esclusivamente partecipato per dare ove possibile, ove necessario, ove richiesto, la mia poca, modestissima cultura in materia di questa città, perché secondo me bisognava anche cercare di dare oltre a aver preso. E nel 1991 io sono stato sempre consigliere comunale, solo consigliere comunale, pur facendo parte prima dei gruppi di maggioranza, poi dell'opposizione, poi nuovamente dei gruppi di maggioranza. Quindi questo per colmerare il campo da fasce di nazioni che ci hanno oltremodo ferito. Il perché di questa situazione? Perché di questa situazione è molto semplice. Noi, quando demmo il 17 di dicembre, come ricordava l'amico Caracassini, demmo la nostra disponibilità totale, senza alcun condizionamento al sindaco, perché lui abbandonasse la carica di deputato per rimanere sindaco di questa città, gli avremmo nella piena consapevolezza, però gli mettemmo anche una sola condizione. Noi eravamo qui dal 2008 e non avevamo mai saputo di prima persona che cosa si stesse facendo per questa città all'interno delle seconde stanze. Tant'è vero che il sindaco mi dette un incarico per l'attuazione del programma. Dopo 4 mesi loro gli restituì l'incarico perché era inutile, trovavo tutto chiuso, dove andavo trovavo tutto, quindi non potevo sapere neanche cosa facesse la macchina burocratica di questa amministrazione. Noi il 17 dicembre ribadimmo che eravamo disponibili a dare la massima collaborazione senza alcun corrispettivo, senza alcuna richiesta, solo ed esclusivamente per l'amore della nostra città di Viterbo. La cosa non è stata mai mantenuta, è sintomatico, qualcuno ha ricordato la Valle di Valle, è sintomatico quello. Io personalmente andai nel mese di maggio-giugno del 2011 all'ufficio tecnico perché avevo sentito vecchiato, qualcuno mi aveva detto guarda stanno facendo qualche cosa sulla Valle di Favola per progetti. Andai a domandare direttamente al dirigente, all'ingegnere dell'Unicario, andai a domandare ma che cosa state facendo. Ma niente, ci abbiamo fatto un progetto, benissimo, questo progetto che avete fatto, di che tipo è? Beh, dice, abbiamo fatto un parcheggio. Guardi, nella Valle di Favoli già c'è un piano particolareggiato operante che fu fatto nel 1996 e che l'attuazione dello stesso per la parte che era stata approvata lo fece la mia vendita. Per cui io la pregherei di mettermi in formale, ma dice io devo lavorare, facciamo un po' di piatto, forse ricordandosi il termine di poi abbiamo assistito tutti a quello che è stato fatto nella Valle di Valle. È stato fatto un parcheggio, peraltro al quale dovrà essere data in gestione la Francigena perché l'ha messo già nel suo bilancio, dimenticandosi che là dentro il piano particolareggiato prevedeva solo ed esclusivamente la creazione di un parco. Tanto è vero che il piano particolareggiato era un recupero paesaggistico delle aree verdi del Valle di Favoli, non si doveva fare altro. L'assessore Arran, che era all'epoca Bonadonna, nell'approvare il progetto di recupero della Valle di Favoli, disse che si poteva fare tutto meno che modificare l'assetto della valle. Disse che si approvava a certe condizioni. Questa è una lettera che è pervenuta al Comune di Viterbo il 18 ottobre del 1996. Non venga realizzata la strada del progetto
non sono poche le cose. Ieri ho accompagnato dei turisti che avevo incontrato qua sotto, dottori, che sono rimasti meravigliati nel vedere la nostra sala Reggia, che hanno definito ancora superiore alla famosa sala della ragione del comune di Palma, insomma, perché per essere. E qui diceva appunto, non venga realizzata la strada del progetto generale, ma quella del primo straccio del centro. Non vengano realizzate le gradonate previste, e c'è un progetto che se fosse stato approvato adesso era per le gradonate, che loro l'hanno trovato in un altro modo, molto più scientifico, la cavea. Più bello pure, certo, era la pace. Non venga realizzato il parcheggio, ma la stessa area venga sistemata come il progetto generale avvenne. L'assessore Salvatore Paolo, carta intestata nella regione. Allora, tutto questo, unitamente all'introduzione che hanno fatto i nostri colleghi, su quella che è la situazione economica in questo momento in Italia, che è disastrata, tant'è vero che noi pure, non sapendo che loro avevano presentato una mozione sulla situazione economica perché non si arrivasse all'agevolazione dell'IMU, noi pure avevamo presentato un'altra mozione quando sentimmo a loro, io personalmente la ritirai, io personalmente. E tant'è vero che c'era la deliberazione di rinuncia a discutere la nostra mozione. Però parlammo tutti sulla mozione della destra dicendo che il diritto di dolore che si levava dalle nostre popolazioni amministrate era il diritto di dolore che doveva coinvolgere tutti, a cominciare dagli abitanti in base di questa Repubblica, che sono 110 comuni d'Italia, capoluogo di provincia. E quindi facevamo, e avevamo, tant'è vero che mettemmo pure che doveva essere deliberato pure, se non vado errato, che doveva essere il 2% la prima casa, però non c'erano i soldi, 2 per 1000, chiedo scusa, sulla prima casa. E tant'è vero che noi su 2 per 1000 ritenevamo di poter dare le differenze, perché lo Stato doveva fare con 1000, e ritenevamo che ci fosse spazio per poter dare i soldi allo Stato in modo da non gravare sui cittadini. Ma certo, credevamo che lì, la seconda casa, sulle varie commerciali, fosse mantenuta quella che era, o quantomeno fosse di poco elevata, perché basta che giriamo per più tempo e ci rendiamo conto di quale sia la situazione economica di questa città. Non si vede più una gru in piedi, può darsi molto probabilmente che le gru che erano in piedi era tutto cemento cattivo, perché il cemento normalmente si vede buono e cattivo, quello che dico io è quello cattivo, quello che dicono gli altri è quello buono, che non esiste più, se ne è persa la traccia. Quindi non c'è più un cantiere in piedi. Nell'edilizia non esiste più perché la disoccupazione la fa da padrone di questa città. Se giriamo per Viterbo ci rendiamo conto che gli esercizi commerciali stanno aprendo e chiudendo quasi contemporaneamente a distanza di qualche mese, perché non esiste più il valore d'acquisto della nostra moneta che possa permettere alle famiglie di poter investire anche nelle cose più sciocche, anche nel comprare una pizza. La gente, secondo me, è arrivata allo stremo. E noi abbiamo timore, e personalmente ho un grosso timore, che possa verificarsi qualche atto inconsulto da oggi in poi. Perché questo, dove ci troviamo noi, sarà il periodo peggiore per l'economia italiana. Ma non lo dico io, lo dico quando dice quel tal signore che quando va all'estero dice che tutti vivono bene di noi e va tutto bene. Quando torna in Italia dice che non fate i sacrifici, perché se non fate i sacrifici non usciamo poco. Ecco, a quel tal signore vorrei poter fare interpretazione particolare, ma so che la mia è una statura liquiduziale per cui non posso ergermi a poter sindacare o domandare o fare domande ad un professore.